Goldbet, scommesse da campioni. In via Sgroppillo, via Leucatie, via Madonna della Via. Star System, per la vostra sicurezza, a Mister Bianco. Ma come ogni squadra che incontriamo, con la quale magari, vi dico sempre, mettiamo degli accorgimenti, e anche con la Juve dobbiamo essere bravi a capire quali sono i punti magari dove possiamo più incidere. E sicuramente tra questi c'è anche riuscire a originare il più possibile l'azione di Pirlo. Ma la possibilità di cambiare c'è sempre, per cui c'è anche domani, nel senso che comunque è un organico che mi dà ampie possibilità. Adesso, fino adesso siamo andati spesso in campo, insomma, con un blocco che comunque ha dato dei risultati. Adesso vediamo, come ogni partita vediamo, comunque la possibilità c'è sempre. Probabilmente l'hanno scoperto in pochi fino adesso, adesso tocca a noi, per cui dovremmo essere bravi a, sicuramente al di là delle battute e degli scherzi, sappiamo che per affrontare la Juve, proprio per i numeri che appena citati, bisogna essere perfetti, bisogna dare sicuramente più del massimo. E c'è questa voglia di dare più del massimo, di spingere tutti in maniera come non abbiamo mai fatto. È una partita che va affrontata con le forze di tutti, con le forze che arrivano dai nostri tifosi, da fuori, che ci spingeranno come sempre, da quello che riusciremo a mettere in campo. Va vissuta con il massimo dell'attenzione come sempre, ma ancora di più. Va vissuta con il massimo del sacrificio come sempre, ma ancora di più. Mettendo in campo tutte le nostre qualità, perché per venire a capo di una gara di questo genere bisogna essere perfetti, anzi più che perfetti. Io confido molto in quelli che verranno allo stadio per tifare Catania, perché saranno molti e come sempre saranno pronti a sostenerci nei momenti di difficoltà ed esaltarci nei momenti poi dove le cose sapremo farle bene. Per cui sappiamo tutto questo, però questo ci deve galvanizzare, ci deve dare ancora più forza. Dobbiamo arrivare in campo ancora con più forza, appunto per dare soddisfazione a quelli che invece ti faranno questa maglia, che noi vogliamo regalare, quelli vogliamo regalare delle soddisfazioni. Quantomeno la prestazione, poi contro la Juve è difficile fare delle previsioni, però noi ci dobbiamo provare e siamo consci di questo, siamo consci che mettendo tutto questo ci giochiamo le nostre possibilità. Mi aspetto una gara giusta, come sempre. Poi gli errori purtroppo fanno parte del gioco. Ovvio che noi domenica scorsa siamo stati penalizzati, però sicuramente quello che mi aspetto io è che, come sempre, venga applicato il regolamento, ma come giusto che sia, insomma. Accorgimento per questo? No, abbiamo lavorato negli ultimi giorni, anche ieri e l'altro ieri abbiamo fatto gli allenamenti differenziati proprio nelle ore della gara. In fine settimana l'abbiamo fatto all'1:30, come se fosse alle 12:30, per cui ieri abbiamo lavorato in un orario diverso e anche stamattina partiamo un po' più tardi appunto per questo, per cui anche se io come i giocatori di Catania anche a questo ci si è un po' abituati a questo, perché poi non è la prima volta per nessuno, insomma. No, ma come tutte le settimane tengo in considerazione tante cose, poi domani insomma faccio le ultime verifiche e chi andrà in campo darà sicuramente il massimo, però sicuramente sono tutti tenuti in considerazione, tutte le ipotesi sono comunque, le abbiamo allenate e siamo pronti a metterle in campo. Ma Marco adesso, perché anche Marco ha la capacità di inserimento, per cui non è un giocatore che adesso questo ultimo periodo ha giocato un po' meno, però sono sicuro che insomma sono tutte soluzioni che possono dare ancora più sostanza a questa squadra, come prendere in esame altre cose, cioè, fa parte di quelle soluzioni sicuramente valide. Ma credo che questa responsabilità, soprattutto quest'anno, comunque nel finale dell'anno scorso, l'abbiamo avuta tutte le squadre che ha incontrato la Juve, perché non erano 47 ma erano 46, 45, 44, per cui questo ci deve dare uno stimolo, secondo me, più che pesare, perché anzi dobbiamo
sognare che se fossimo così bravi noi, insomma, avremmo fatto qualcosa di straordinario, però questo non deve farci perdere di vista la nostra partita, rispettando tutti gli equilibri di cui si parlava prima, però cercando di fare le cose per bene, appunto per comunque riuscire a fermare questa corazzata, perché così si sta dimostrando. Ma i messaggi arrivano, quelli che mi vogliono bene arrivano tutti quanti, ogni settimana, figuriamoci questa settimana. Però per quanto riguarda le tre partite, adesso pensiamo a questa, poi in base anche a quanto spenderemo, cosa avremo messo dal punto di vista sia fisico che mentale, penseremo alle prossime. Adesso c'è da ragionare su questa prima gara, che ci rendiamo conto quanto importante sia. Ma quantificare quanto possiamo sognare è una domanda alla quale non so rispondere. So che noi dobbiamo provarci, dobbiamo andare in campo con questa volontà, con questa voglia di sorprendere, di fare qualcosa di importante. Poi rispetto al campo, vedremo, il campo ci risponderà quanto siamo stati bravi e quanto era legittimo sognare. Però quantificare questo diventa difficile. Per quanto riguarda, io credo che una squadra che non perde a 47 gare abbia nelle sue qualità sia l'una che le altre cose. Ha risolto delle partite sui calci piazzati, riesce a sviluppare una gran mole di gioco, per cui non credo ci sia un punto più o meno di forza. Ma sono considerazioni che un allenatore è tenuto a fare ogni volta, nel senso che comunque cerca di fare le cose per bene, al di là degli errori, nella gestione di ogni giocatore, credo che sia capire bene come è giusto agire in un modo o nell'altro, ma questo non c'è una regola fissa, secondo me c'è un discorso un pochettino del momento, di quello che si sta vivendo. Ma questo ci fa piacere, perché questo è un attestato importante di quello che stiamo mettendo in campo, di quello che stiamo facendo. Se poi tutte queste forze potessimo metterle in campo per aiutarci sarebbe ancora meglio, però così noi dobbiamo arrangiarci da soli, dobbiamo mettere in campo le nostre forze, però se c'è questa consapevolezza vuol dire che qualcosa abbiamo dimostrato e cercheremo di dimostrarlo anche con la Juve. Siccome quando dico uno non porta benissimo, per cui non faccio nulla. No, non faccio nomi che è meglio, al di là che la Juve ha grandissimi campioni in organico, per cui credo che non basterebbe toglierne uno per togliere il potenziale a questa squadra, per cui diciamo che la Juve, insomma, è inutile, sarebbero parole in più, sappiamo insomma il potenziale che ha e basta. Ma vorrei che rispondesse Alessio Conte a questa domanda, perché farmi gli affari degli altri in questo momento, non fare delle considerazioni sugli altri, non credo che sia opportuno. Però questo ci fa capire comunque questa squadra ha dei punti deboli. Beh, non ha perso nemmeno in Europa, per cui questo è già significativo. Credo che poi ogni squadra ha pregi e difetti, che poi li evidenzia in un campionato piuttosto che in un torneo europeo. Questo significa poco. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo mettere in campo noi, senza pensare alla storia degli altri, sapendo che, ripeto, dobbiamo metterci nelle condizioni di fare qualcosa di straordinario, perché questo poi vedremo il campo, accetteremo quello che ci dice il campo, però nella nostra testa ci deve essere questa voglia qui. E sarà fondamentale. Ha toccato un tasto che secondo me è dove veramente potremmo essere. Quando parlo di qualità e sacrificio, credo che questo sarà importante. Il sacrificio, oltre, perché le qualità le conosciamo, anche lo spirito di sacrificio che hanno anche i nostri attaccanti, però domani tutto questo dovrà essere esaltato, e sono convinto che insomma saranno capaci di esaltarlo. È un po' un discorso legato alla domanda precedente, e credo che sia questa compattezza, questa grande compattezza che ci dovrebbe dare questa forza nell'essere più propositivi e nel rischiare anche il meno possibile. Per cui questi che appena citato sono concetti che dobbiamo avere, che sono aspetti sui quali non possiamo mancare, perché questo è quello che porta anche a una partita perfetta. Noi tutto questo lo sappiamo, ne siamo consapevoli.
e sogniamo di dare questa, di dare una gioia ai nostri tifosi. È ovvio, quando parlavo prima che in campo ci andremo noi, però saremo spinti da tutti i nostri tifosi che ci daranno un grande calore e una grande spinta, ripeto, sia nei momenti difficili di una gara, perché contro la Juve ci stanno i momenti difficili, ma anche quando sappiamo mettere in campo qualcosa di importante, qualcosa della quale sono convinto, e ci daranno la giusta spinta e sarebbe bellissimo ripagare tutto questo. Onestamente, quando sento queste considerazioni mi dà ancora più carica nell'affrontare una gara del genere, perché quando sento queste sono considerazioni che comunque è vero, le squadre che ambiscono a grandi traguardi hanno probabilmente un potenziale, un organico diverso, però proprio tutto questo mi carica ancora di più a me personalmente per affrontare gare così difficili ma così stimolanti, così belle da andare in campo e giocarsi.